A rischio 124 posti di lavoro nei supermercati Sigma, sindacati pronti a trattare, carta, sto riflettendo sul futuro dei lavoratori. Festeggiato anche a Sassari presso il Comando Provinciale dei Carabinieri il 204° anniversario della fondazione dell'arma. Oltre 141 piloti provenienti da tutto il mondo si sono dati battaglia nel Molo Brin ad Olbia per il campionato mondiale di moto d'acqua. TG12 edizione serale, ben trovati, edizione che apriamo, lo avete sentito dai titoli del nostro sommario, dall'avvertenza che riguarda i lavoratori dei supermercati Sigma, l'annuncio della chiusura di 14 punti vendita a marchio Sigma e il conseguente licenziamento di 124 lavoratori ha scosso la città, il cui tessuto economico si sta sempre più impoverendo. I sindacati si dichiarano pronti a trattare per salvare tutti i posti di lavoro. Sentiamo. Sono 124 i posti di lavoro a rischio, una comunicazione della società supermercati Europa Sardegna che dall'ottobre 2016 gestisce punti vendita a marchio Sigma di Sassari, ceduti in affitto dalla società di Rinaldo Carta. Una vera e propria mazzata per i dipendenti e per l'intero territorio. La società, si legge nella lettera inviata alle sigle sindacali, ha già avviato la procedura di mobilità per cessata attività aziendale. Le cose appunto che è stato mandato allo stato di crisi, si è aperta la procedura per il licenziamento collettivo, abbiamo tempo per poter chiedere un incontro, noi come sigla sindacale, come UGL, siamo propositivi, ci interessa salvare i posti di lavoro. 14 punti vendita interessati più quello di via Sproni, chiuso da tempo per lavori, una società che nel rapporto con i lavoratori ha sempre mantenuto un grande rigore nella puntualità dei pagamenti, ma che tuttavia ha avuto dei problemi nel far camminare i fatturati, tanto che nell'agosto 2017 ha restituito la gestione di 6 punti vendita alla proprietà, che ha provveduto a mantenerli aperti con tutti e 37 dipendenti. Eravamo consapevoli che le vendite erano in calo, che comunque qualche problema c'era. La supermercati Europa Sardegna ha di fatto ceduto in queste ore la gestione dei 15 punti vendita Sigma a Rinaldo Carta, pur avendo un contratto di affitto che scade nel 2021. Ma quale sarà il destino dei 124 lavoratori? Sono ore di preoccupazione per i dipendenti che si trovano davanti ad una incognita che potrebbe vederli privati del posto di lavoro. Se dovesse lanciare un appello dalle nostre telecamere? Che si impegni a mantenere tutti, che non chiudano i negozi, che le famiglie dei lavoratori siano serene. Notizia dunque di queste ore che Rinaldo Carta, titolare di Corte Santa Maria, si è visto restituire i locali dei supermercati a rischio. Siamo andati dunque a sentirlo proprio pochi minuti fa. Sentiamo cosa ci ha detto. L'evento è di pochi minuti fa e quindi anche io ancora sono, come dire, per me è stata una sorpresa. E mi trovo davanti a una scelta non preventivata. Mi ritrovo con i supermercati che mi vengono restituiti davanti a una decisione, a una scelta fatta dalla precedente gestione che hanno messo in piedi la procedura della mobilità con le chiusure dei miei supermercati e licenziamento di 124 persone. Questo per me è un momento della seria e serena riflessione, è un momento molto delicato. Io sino a ieri sono impegnato a portare avanti i 6 supermercati che mi erano stati restituiti lo scorso agosto e a portare avanti i dipendenti che hanno creduto nella mia ripresa. Certamente quello che avevo promesso nell'ottobre del 2016 era che avrei fatto di tutto per conservare tutti i posti di lavoro, una promessa che ho mantenuto. In effetti mai è stato fatto un licenziamento. Certo è che adesso sono profondamente dispiaciuto e anche affezionato molto a queste 124 persone che si ritrovano oggi ad aver creduto in un progetto che purtroppo, non certamente per colpa mia, ha avuto un epilogo insperato. Ci sto pensando, questo sì, ci sto pensando seriamente e nei prossimi giorni prenderò le opportune decisioni.
Lasciamo dunque la pagina dedicata a questa vertenza, di cui ovviamente vi daremo conto degli sviluppi nei prossimi giorni. Parliamo invece del 204° anno di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, che si festeggia oggi. Si è svolta la cerimonia questa mattina al Comando Provinciale di Sassari. Per noi c'era Marina Sanna. Si è svolta questa mattina presso il Comando Provinciale di Sassari, alla presenza delle massime autorità della provincia, la cerimonia per la celebrazione del 204° annuale della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Nel corso della manifestazione, nella quale era schierato un reparto di formazione costituito da militari appartenenti a reparti territoriali e speciali, in rappresentanza di tutti i carabinieri della provincia di Sassari, sono stati ricordati i militari dell'Arma caduti nell'adempimento del dovere e consegnate ricompense ai carabinieri che si sono particolarmente distinti nell'espletamento del servizio. L'Arma dei Carabinieri viene fondata il 13 luglio 1814 con la regia potestà di Vittorio Emanuele I. Fin dalla sua origine, oltre alle peculiari attribuzioni militari, l'istituzione ha sempre avuto compiti di sicurezza e tutela dei cittadini. Per le benemerenze acquisite in pace ed in guerra, la bandiera è stata decorata con molteplici ricompense a valor militare e civile. Nella provincia di Sassari, l'Arma nasce nel 1822. L'Arma dei Carabinieri, pur essendo stata fondata il 13 luglio 1814, festeggia la ricorrenza il 5 giugno, in ricordo della concessione della prima medaglia d'oro alla bandiera per i fatti d'arme della Prima Guerra Mondiale, nella quale si distinse particolarmente. Sottoscritti in prefettura dai sindaci e dal prefetto di Sassari Giuseppe Marani, i patti per la sicurezza urbana dei comuni di Alade, Sardi, Badesi, Banari, Calangiano, Sitri, Mara, Mores, Sennori, Uri e Valle Doria. Un accordo che rientra tra i principali strumenti per la promozione della sicurezza urbana. La sottoscrizione consentirà alle amministrazioni locali di presentare un progetto per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree maggiormente interessate a situazioni di degrado e illegalità. Cinque comuni sono stati commissariati, cambiamo argomento, dalla giunta regionale per la mancata presentazione delle liste alle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno. I commissari straordinari nominati dal presidente Francesco Pigliaru saranno operativi dal prossimo 11 giugno nei centri di Putifigari, Ortueri, Magomadas, Austis e Sarule. In tre dei comuni interessati al commissariamento, cioè Magomadas, Austis e Ortueri, saranno stati riconfermati i precedenti commissari in quanto già sottoposti ad amministrazione nominata dalla giunta regionale. Conclusa la prima edizione del Festival Letterario Saspuntas a Tissi, tra gli ospiti scrittori, musicisti e illustratori. Sentiamo Valeria Secchi. Conclusa la prima edizione del Festival Letterario Saspuntas a Tissi. Ideato dagli editori della Catartica Edizioni, Giovanni Fara e Daniela Piras, realizzato in collaborazione all'associazione turistica Proloco e al gruppo musicale Materia Oscura, il festival si è svolto nel sito archeologico di Saspuntas, ospitando i reading di poesie e racconti di Luana Farina e Roberta Cucciari, accompagnate al basso da Tore Cadeddu. Gli appuntamenti si sono poi susseguiti nella piazza principale del paese, dove sono stati presentati il libro di Fabrizio Raccis e di Angela Bonanno. Ospite del festival anche l'attore Daniele Monachella, interprete di alcuni brani tratti dal libro Prima dammi il pane dell'autrice siciliana. Nella piazza è stato allestito anche un piccolo mercato del libro con soli editori indipendenti e alcune mostre di artisti grafici. In chiusura la consegna del premio letterario Tenetene, dedicato alla produzione letteraria per l'infanzia, l'esecuzione musicale della compositrice Giovanna Dongo e il chitarrista Giorgio Bittau, le presentazioni dei libri di Davide Piras e di Fiorenzo Caterini, insieme all'interpretazione poetica di Gigi Sancis. Tra gli ospiti, oltre agli scrittori, anche musicisti, illustratori, grafici, artisti che hanno arricchito il festival con le loro mostre: Salvatore Palitta, Francesco Zolo, Underground Experiment, Sara Pilloni e Res Pubblica. Esordio teatrale dei giovani attori della Volpe Bianca, che domani sera metteranno in scena il loro lavoro. Abbiamo sentito un attore, la scenografa e il maestro Andrea Dessì. Il servizio è di Icori Bichesu. Il Palazzo di Città ospita domani una prima teatrale messa in scena totalmente da giovani attori. Siamo andati a curiosare dietro le quinte. È da 2 anni che facciamo la scuola di teatro per ragazzi della Volpe Bianca al Centro Xilo e grazie al nostro insegnante Andrea Dessì siamo riusciti a sviluppare un lavoro creato da noi, ovviamente con l'aiuto dell'insegnante Andrea Dessì. Abbiamo creato questo spettacolo per divertire noi, ma anche per divertire gli altri. Ho aiutato il docente Andrea Dessì a collaudare tutte le scene e a insegnare qualcosa anche ai ragazzi
e quindi non sarò qua sul palco, ma li guarderò da un'altra prospettiva. Per me è molto emozionante perché loro sono ragazzi veramente geniali, sono molto bravi, molto attenti, seguono alla lettera quello che Andrea dice e poi seguono anche un po' me. E per me è una grandissima opportunità far parte di questo progetto perché cresco anch'io con loro e imparo anch'io a montare le scene o a vedere cosa c'è che non va bene o cosa si può correggere. È un'opportunità grandissima per me, ma anche per loro, lavorare in uno spazio del genere. Appuntamento domani sera alle ore 21 a Palazzo di Città per lo strano caso della signora Wellington. In scena protagonisti dei ragazzi dalla scuola di teatro ragazzi La Volpe Bianca. Non mancate. Il mito che non tramonta, il Club 500 Florinas ha messo su strada 70 auto che hanno scorrazzato sulle strade dell'Anglona. Vediamo. Il terzo raduno alle mitiche 500 del Club di Florinas si è svolto dal 1 al 2 giugno con la partecipazione di equipaggi provenienti anche da Verona e Vicenza, con al seguito 7 auto storiche, tra cui la meravigliosa 500 Steirpatch di fabbricazione austriaca, un vero gioiello. 120 partecipanti con 70 veicoli regolarmente iscritti, partiti da Florinas e transitati ad Osilo, Santa Vittoria, San Lorenzo, dove è stata fatta una visita ai mulini, da lì fino a Sennori a far tappa alle cantine Fara per gustare i vini romangini, un passaggio a Sorso e arrivo al borgo di Castelsardo con visita al castello e auto schierate nel centro storico. Tutta la manifestazione si è svolta con il patrocinio dei comuni di Florinas, Osilo e Castelsardo. Grande la soddisfazione soprattutto degli ospiti arrivati alla penisola che hanno visitato un lembo della nostra terra anticipando la stagione e ripromettendosi da subito l'organizzazione del prossimo evento. Ci fermiamo ora per un breve break pubblicitario e torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva. Restate con noi. Torniamo in studio con la pagina sportiva, inaugurata la seconda edizione della Pararchery European Cup che fino a domenica vedrà impegnati al Geo Village i migliori arcieri mondiali. Vediamo. Al via la seconda edizione della Pararchery European Cup. Ai nostri microfoni Paolo Poddighe, Sandrino Porru e Vittorio Soro. Una scommessa vinta, l'anno scorso abbiamo iniziato con questa avventura e 67 atleti, 12 nazionali ci sembravano già un grande miraggio. Arrivare a questi numeri che sono da mondiale, con gente che arriva da tutto il mondo, dal Giappone, dal Brasile, dalla Mongolia, dalla Corea, devo dire ci dà grande entusiasmo per il proseguo dell'attività, di questa attività che sarà riproposta per il prossimo anno nel mese di aprile, primi di maggio e con il 2020 con la gara dell'Europeo e la gara di qualifica per le Paralimpiadi di Tokyo. Al di là di tutto, umilmente continuiamo sempre a far scuola e questo è importante perché non solo ci dà il lustro di organizzare dei grandi eventi, ma soprattutto ci dà l'opportunità di poter continuare a fare una promozione importante nel territorio e quindi dare una visibilità così importante non solo del paraarceri, ma in senso, come dire, più ampio di tutto quello che è il movimento paralimpico e quindi lo sport paralimpico. La mission più importante del Comitato Paralimpico non è tanto quella di portare a casa grandi campioni, ma soprattutto quella di dare l'opportunità a tanti di fare dello sport. L'emozione è davvero tantissima, anche personale, perché questa iniziativa che si ripete per il secondo anno ad Olbia è una grandissima soddisfazione per l'istituto, che come sappiamo ha molto a cuore il reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati, dei quali ha cura, ma che
anche a cuore il loro reinserimento attraverso lo sport, e la collaborazione dell'INAIL con il Comitato Paralimpico è di straordinaria importanza ed è strategica per l'Istituto per raggiungere questo obiettivo. Nel Molo Brin ad Olbia, oltre 141 piloti in rappresentanza di 32 nazioni si sono dati battaglia per il campionato mondiale di moto d'acqua. Carlo Sandroni. Olbia, capitale dell'acqua bike mondiale per un weekend. Oltre 141 piloti in rappresentanza di 32 nazionalità diverse si sono dati battaglia nello specchio d'acqua davanti al Molo Brin. Il Grand Prix of Mediterranean è uno dei grandi eventi fortemente voluto dall'amministrazione comunale. Quattro le categorie: runabout, ski, ski ladies e freestyle. Domenica la manifestazione ha preso il via con le prove libere per tutte le categorie e dalle 14.30 alle 19 le gare di Moto 3 con le GP2, GP3 e GP4. Una giornata di grandi emozioni che si è conclusa con le premiazioni. Un'iniziativa di grande impatto visivo e che appassiona tutti e non solo gli esperti di motonautica. Il paddock del Molo Brin è stato infatti letteralmente invaso da migliaia di persone. Siamo certi che questa manifestazione sportiva porterà grandi benefici al nostro territorio in termini di sviluppo e promozione turistica, ha dichiarato l'assessore dello sport del comune di Olbia, Marco Balata. Ci siamo resi conto del valore che ha questa città, che per la prima volta apre le braccia al nostro male invece che dare le spalle, come forse è stato fatto per troppi anni. L'organizzazione è rimasta entusiasta di tutto il supporto logistico, quindi io ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di questa manifestazione. Oggi ci godiamo l'ultima giornata e siamo già proiettati al 2019. Ed ora la quarta di copertina, la vignetta di Cesare Carta. All'AOU di Sassari stanno saltando i test antitumore per mancanza di reagenti. In compenso ci sono le reazioni e sono tantissime. Finisce qua questa edizione del nostro telegiornale, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, io mi fermo qui, vi ricordo che potrete rivedere questo TG sul nostro sito, canale12.it e l'intera nostra programmazione dai vostri smartphone o tablet attraverso wifitv.tv. Inoltre, se siete in possesso di un decoder Sky ci trovate al canale 5012, potete seguirci anche sulle nostre pagine social, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. L'appuntamento ora è con le notizie nazionali, curate l'agenzia di stampa ADN Kronos. L'informazione di Canale 12 torna domani mattina come sempre alle ore 7. Con il rullo informativo e i TG alle 14 alle 19.45. A me non resta che ringraziarvi per averci scelto e augurarvi un buon proseguimento di serata. Arrivederci.